Amici per Castellandia, qua potete vedere un camper Autostar 5 stelle V630G. Un camper furgonato che dentro ha un letto matrimoniale spettacolare, basculante, perché sotto ci può fare un garage per moto o scooter o biciclette. Vi diremo tutto per la sigla. Questo furgonato Autostar 5 stelle V630G è un camper lungo 6,36 m, la larghezza è 2,05 e l'altezza 2,65. Monta la meccanica Fiat Ducato da 140 cavalli e ha un peso complessivo pieno carico di 3500 kg, quindi il massimo possibile. Vi voglio subito mostrare quanto sia bello il design di questo camper, perché poi alla fine parliamo di un camper premium, un furgonato premium, quindi il 5 stelle sta a significare che dentro c'è tanta sostanza che lo rendono veramente diverso da un altro. Qua possiamo notare dall'esterno il bocchettone dell'acqua, qua nella parte posteriore vediamo che c'è la telecamera, qua sotto lo stop, poi dopo girandoci intorno, bellissimo, guardate che grafica veramente molto bella. E qua possiamo intravedere che c'è la finestra del bagno con la cassetta, qua c'è l'uscita dell'aria della truma combi diesel e qui abbiamo l'ingresso della corrente elettrica 220 volt. Vi voglio far notare, visto che parliamo di un Autostar che fa del design il suo punto di forza, le finestre a filo di carrozzeria un po' oscurate, che sono veramente molto molto eleganti. Guardate che bello, la parete liscia scura, è veramente un camper dove il design è stato studiato molto bene, camper premium della gamma Autostar. Qui vediamo il cupolino trasparente per dare la massima luminosità all'interno della cellula e adesso vi portiamo dentro per mostrarvi tutte le caratteristiche tecniche e i segreti di questo camper furgonato che per i quali viene classificato come un 5 stelle. Entriamo dentro. Anzi, prima di entrare dentro vi mostro questo cassetto, che è sicuramente molto comodo per poter da fuori utilizzare delle cose, e questo barra, che è quella che serve per poter trasferire il tavolo da fuori a dentro. Diamo un'occhiata anche al sotto del camper e troviamo la parte di riscaldamento che va verso la parte posteriore con un tubo ben coibentato e isolato e il serbatoio di recupero delle acque grigie, che è questo qua, tutto lungo, stretto e lungo, con la sua valvola qua centrale e la maniglia qua di fianco al portellone. Molto bella la luce LED davanti alla porta per illuminare la parte frontale. Molto bella ed elegante. Adesso andiamo dentro a scoprire tutti i segreti di questo camper. Siamo all'interno di questo spettacolare van Autostar a 5 stelle, e le 5 stelle si vedono anche dalle rifiniture, dai tessuti, da tutti i dettagli che fanno proprio che evidenziano proprio quanto Autostar ci tiene a far viaggiare le persone a 5 stelle. Qua abbiamo delle sedute molto che sostengono bene, comode, e con questo materiale tipo pelle che si può lavare tranquillamente nel caso in cui ci vada sopra qualcosa. Poi volevo far notare le tonalità di colore, che abbiamo questo mobilio molto moderno con le ante bianche, con questi diciamo profili sagomati, quindi è un veicolo di design. Abbiamo tutta questi mobili sagomati che, oltre ad avere un bellissimo aspetto estetico,
evita anche di farsi male, casomai, quando si sale, perché è in assenza di spigoli. Quindi è un dettaglio che secondo me è molto importante questo. Un'altra cosa che vi evidenzio a livello tecnico che non si vede in questo van furgonato di Autostar è l'isolamento. L'isolamento è in classe 3, testato in camera del freddo, quindi significa che questo camper ha passato tutti gli esami e i test per poter avere la certificazione di resistenza al freddo, ossia camper all'interno 20 gradi e all'esterno meno 15, e se andate a vedere quali sono i punti in cui disperdi calore. E con questi test Autostar li ha superati brillantemente con questo furgonato, e quindi questo significa che per i climi freddi questo camper è super isolato, ma se è super isolato per i climi freddi è anche isolato per i climi caldi. Poi non si è fermato qui Autostar, perché sì, okay, l'isolamento è al top, però ha anche rivestito tutte le pareti, superfici, tutte le superfici e pareti con del materiale appositamente studiato per poter anche insonorizzare la cellula. Quindi questo porta, questo diciamo rivestimento, porta ad avere una diminuzione del 15% del rumore all'interno del camper, quindi un maggior comfort sia durante il viaggio, ma anche quando si è fermi in sosta, perché i rumori dall'esterno vengono attutiti maggiormente da questo tipo di rivestimento. In cabina sono presenti gli oscuranti presettati e oscuranti zanzariera fissettati, sono presenti in tutte le finestre. Quindi qui abbiamo una scelta di materiali, anche questa al top, per questo camper a 5 stelle. Mi soffermo un attimo sui materiali, proprio per far vedere proprio i materiali, che sono materiali robusti. Ma parliamo di materiali che resistono bene. Poi una cosa che vi mostro è che tutti i pensili hanno al di sotto un vano aperto per riporre degli oggetti con il bordino anticaduta, e i pensili hanno all'interno anche loro un bordino anticaduta, e nello stesso tempo hanno delle robuste cerniere e una serratura che permette di avere una salda presa. Quindi diciamo che anche in questo caso Autostar è stata molto attenta a fornire un camper con anche un ottimo mobilio. L'illuminazione è tutta a LED con tanti spot con l'accensione touch. Possiamo vedere anche questi spot, queste luci. Tutta LED, spesso luce in diretta, quindi che esce dal mobilio sopra e sotto, come qua, tutta luce in diretta, ma ovviamente c'è anche la luce diretta, tutta LED, e con i pulsanti per comandarli qua nella parte centrale della cellula. Quindi un'illuminazione bella, diffusa, elegante, che non stanca, e anche utilizzabile parzializzando dove serve la luce, e lasciando spente quelle che non servono e accese quelle che servono. Quindi anche attenzione ai consumi di energia elettrica. Si può parzializzare tutto in modo da poter avere la luce che serve dove serve. Per quanto riguarda l'areazione e l'illuminazione naturale, qua sopra alla cabina c'è questo tetto panoramico trasparente e comunque oscurabile col tissè. Sopra la dinette c'è questo oblò panoramico dotato di oscurante zanzariera, quindi anche qui abbiamo un'ottima dotazione. Oltre ad avere finestre, belle finestre grandi a destra e a sinistra, quindi diciamo che areazione e illuminazione naturale in questo van nella zona giorno non mancano. Qui accanto alla dinette sono presenti le prese a 220
la presa per quanto riguarda le porte USB e la presa CD-Sigari con l'attacco dell'antenna. Quindi tutta in una posizione comoda dove poter casomai installare un braccio porta televisore con la TV in questa zona qua, quindi è già stato cablato tutto. Questa dinette è proprio comoda, poi vedo la tavola che è di grande spessore, ha questa vaschetta che serve per poter evitare che gli oggetti casomai durante il viaggio possano andare in giro per il tavolo. È traslabile in tutte le direzioni, quindi è possibile anche adattarlo, e ha la possibilità di essere allargato, ecco, in questo modo, e così facendo il tavolo diventa comodo anche per chi sta seduto anche all'ultimo posto. Quindi è un tavolo ampio, spazioso, che può permettere di pranzare, di stare a tavola anche 3-4 persone. Quindi anche in questo caso AutoStar ha studiato bene la situazione a pranzo. AutoStar nei van sa benissimo che lo spazio è preziosissimo e quindi ha sfruttato al massimo qualsiasi tipo di vano dove poter ricavare un ripostiglio, un cassetto, un vano portagetti. Ad esempio qua sulla porta c'è questo vano lungo tutta la porta che può essere utile per mettere delle cose. Poi guardando qua in basso sotto la dinette c'è questo cassetto e anche questa botola, e togliendo questa botola si ha accesso a un altro vano dove dentro c'è anche l'interruttore magnetotermico, quindi quando salta la corrente l'interruttore è qua. Poi sotto al sedile abbiamo anche questo vano che comunque è più che sfruttabile. Curiosiando sempre a livello tecnico in questo van, possiamo trovare qua sotto alla seduta un vano ripostiglio, questo qua non è tanto alto, comunque c'è comunque il ripostiglio, però alzando questo coperchio si accede alla stufa Truma Combi, quindi è anche qui molto ben ispezionabile e soprattutto in una posizione che quando funziona, soprattutto di notte, dà meno fastidio rispetto a altre posizioni sotto casomai al letto. Ottima scelta di AutoStar. I pensili sono molto capienti, guardate qua quanto spazio che c'è qua sotto la cucina per mettersi casomai tessuti, picchi, piatti di plastica, altre cose, e qui sopra c'è comunque tanto spazio, ma nella cucina ci sono delle particolarità che negli altri van se ne sognano, si può dire. Allora guardiamo in dettaglio tutta la cucina. Innanzitutto questo tagliere può essere utilizzato come ripiano, così se si ha bisogno di appoggiare delle cose adesso appoggiano qua. Poi c'è il piano cottura a due fuochi e ben incassati, in modo che se va fuori qualcosa rimane tutto qua, l'eventuale unto o liquido che dovesse uscire, accensione piezo, ok. Ma una cosa che sicuramente piace a chi ama far da mangiare e in camper casomai dici ma dove posso mettere tutte le pentole e i tegami che mi servono, ecco, qui AutoStar ha pensato a fare tantissimi vani. Qua abbiamo un vano, poi dopo si accede anche alle tubazioni, quindi è utile anche per poter fare della manutenzione. Un altro vano, guardate la profondità, e qua abbiamo una profondità di più 30 centimetri, quindi sicuramente pentole ce ne stanno qua dentro. Poi sempre in questo vano abbiamo anche questo ripiano che sicuramente è utile per poter fare le preparazioni quando si ha bisogno di vani di appoggio, quindi tante possibilità di poter
appoggiare le cose anche in un camper così compatto. Poi, continuando a guardare i vani, qua ce ne abbiamo un altro bello grande, qui anche questo bello grande, e questo qua con il portaposate. Quindi 5 scomparti molto capienti in una cucina di un van. Naturalmente tutti i mobili, tutti gli sportelli sono a chiusura automatica, però quando il viaggio conviene sempre chiudere, perché l'inerzia può portare fuori il cassetto lo stesso anche se sono a chiusura automatica. Quindi un'ottima cucina. Qua apprezzo molto il parafiamma per questa parte di mobile, quindi direi proprio che anche il lavandino qua molto ben capiente, quindi direi proprio che questa cucina di questo Autostar van è sicuramente una cucina che piacerà anche alle donne che amano cucinare. Oltre alla funzione di piano d'appoggio, qui ci sono comunque altri due scomparti che possono essere utilizzati per mettersi spezie o altre cose piccole che in un van casomai non si trova mai dove mettere. Di serie sull'Autostar, sul furgonato Autostar, c'è il frigo a compressore di queste dimensioni, quindi una dimensione più che ideale per la vacanza di due persone. E nella parte inferiore c'è un armadio per capi appesi, bello capiente, con il suo portagrucce, e qui sotto c'è una botola per proteggere e ispezionare gli impianti. Quindi spazio anche per capi appesi nel camper Autostar a 5 stelle. In questo caso abbiamo un frigo grande a compressore, che in questo camper è optional, però già di serie c'è comunque un frigo leggermente più corto con sotto un armadio, quindi si può scegliere in fase di ordine se avere il frigo grande oppure se avere anche sotto un vano di un ripostiglio. Una cosa che volevo far notare soprattutto alle donne è questo specchio che può specchiare da cima a piedi, quindi anche in un van così piccolo ci si può vedere interamente prima di uscire dal camper. E un altro dettaglio è questa maniglia della toilette, che è in pelle, e vi mostro che questo la serratura rimane incassata, non viene fuori, rimane incassata, e è un sistema che quando si chiude va dentro e dopodiché quando si apre rimane dentro. Quindi un ottimo sistema per evitare di avere delle cose spigolose in giro per il van. Ottima attenzione anche a salvaguardare la salute delle persone qua in Autostar. È spiacevole potersi trovare una serratura sporgente che è strisciato contro casomai alla pelle o ha sporcato un vestito. Ora andiamo a vedere la toilette. Andando dentro al bagno si può notare subito anche qui l'eleganza e i dettagli. Eleganza e dettagli, un piatto doccia bello grande, WC con tasta girevole, pente asciugamani, porta bicchieri con bicchiere. Poi abbiamo scomparti un po' dappertutto, abbiamo uno scomparto qui, abbiamo gli scomparti qua, abbiamo uno scomparto qui sotto al lavandino, abbiamo uno scomparto qui sopra dove c'è questo specchio, e quindi abbiamo un bello specchio, un bel lavandino bello capiente e la doccia. Adesso c'è la doccia si trasforma in questo modo, si schiaccia questo pulsante, si ruota questa parete e qua si trova una doccia con una parete
per poter mettere anche i detergenti, e il doccino, suo doccino, che si può appendere qua su in alto. E naturalmente la doccia c'ha i vari tessuti che proteggono l'IVC da essere bagnato, come c'è anche questa tendina che serve proprio per proteggere la porta. Quindi una doccia completa di tutto, spaziosissima, guardate, io ci sto dentro tranquillamente, spaziosissima, proprio per poter fare in modo che anche in van Autostar ha pensato che bisogna avere la possibilità di fare una bella doccia spaziosa. Quindi anche qui guardate i dettagli, la protezione. No, no, effettivamente ha fatto un bel lavoro. Questo cos'è questo? Vediamo. L'appendi accappatoio, però quando non si fa la doccia, questo appendino può diventare comodo per appendere un asciugamano. Proprio pensato tutto Autostar. Complimenti, anche il bagno. Prova seduta. Seduta spaziosa, guardate le gambe, seduta spaziosa e finestra per cambiare l'aria, ma non solo, aeratore sul tetto, quindi una doppia circolazione di aria. Un bagno al top, anzi bagno 5 stelle in questo van Autostar a 5 stelle, ci voleva proprio. Se questo video ti sta piacendo, ti chiediamo di fare mi piace al video e di rimanere in contatto con noi iscrivendoti al canale YouTube o alla pagina Facebook o al nostro seguici su Instagram, così da poter vedere e essere avvisato sulle nuove pubblicazioni. A te non costa niente, a noi ci fa tanto piacere. Continuiamo alla scoperta di questo bellissimo camper. Ora ci dedichiamo alla parte posteriore di questo van. Guardate qua. Che spettacolare letto enorme, che abbraccia tutta la superficie disponibile, e questo è una caratteristica molto importante di questo letto. Ma un'altra caratteristica è il vano sotto il letto. Qui abbiamo comunque un gradino per poter salire, ma adesso vi mostro cosa succede spingendo questo pulsante. In questo pulsante il letto si alza, completamente, e sotto si ha un vano di carico enorme. Adesso ve lo mostro da fuori. Eccolo qua il letto alzato e l'enorme vano che c'è a disposizione sotto. Un vano che può caricare benissimo anche due moto, volendo. Una moto ci sta tranquillamente, ci sono tutti i vari punti di fissaggio, quindi si può benissimo fissare il carico come una maniera più sicura. Però questo camper furgonato Autostar ha pensato per chi si vuole portare dietro biciclette elettriche o anche uno scooter, senza dover montare il portamoto e tenere all'esterno, oltre che allungare la sagoma del veicolo, e col portamoto rendere impossibile l'apertura delle porte. Quindi in questo caso Autostar ha pensato proprio a quel tipo di coppia che vuole viaggiare con le proprie biciclette. Ovviamente il letto è regolabile all'altezza in maniera variabile, quindi se le biciclette sono alte così, si può tenere il letto un po' più basso e comunque sopra c'è spazio per poter dormire. Ve lo mostro, questa cosa ve lo mostrerò da dentro. Intanto, da quando siamo fuori, guardiamo, c'è anche qui c'è la doccetta. Qui c'è un vano
di ispezione, con anche qui il rubinetto dell'acqua. Poi qua abbiamo il vano bombole da questo lato, per due bombole belle grandi col suo riduttore. Poi quando ci siamo guardiamo tutti questi vani, andiamo dentro qui i cuscini laterali che servono per poter fare il letto grande si possono togliere e sdraiare per fare una base di appoggio. Ma a parte quello, qui sotto c'è il tappo di ispezione dell'acqua, dei serbatoi dell'acqua di carico, quindi anche qui la manutenzione si riesce a fare molto facilmente. Dall'altra parte, allora, qui abbiamo un vano dove si accede alla pompa dell'acqua, esatto, la pompa dell'acqua, e qui abbiamo il vano dove si accede alla batteria servizi, oltre avere spazio di stiffaggio poi dopo sotto, qua sotto spazio di stiffaggio, quindi tutti gli spazi stati sfruttati. E questo è una protezione che serve per evitare che gli eventuali oggetti possano correre per la cellula, ed è una cosa che si toglie facilmente in questo modo, quindi si toglie in questo modo, si ripiega e lo si mette via in maniera molto compatta. E questa è per poter tenere tutto il vano completamente libero e poter passare di dietro agevolmente senza questa barriera, che serve quando si portano i carichi. Guardando i portelloni vi faccio notare i ripiani sia sopra che sotto in tutti i portelloni, e la protezione integrale del portellone. Questo fa sì, ovviamente col dovuto isolamento, questo fa sì di poter avere dei portelloni molto ben isolati, minimizzando la parte metallica, e quindi proprio perché ha superato le prove di bassa temperatura nella camera del freddo, questo è grazie anche a questo tipo di portelloni. E da quando ci sono vi mostro questo sportello molto molto importante, perché questo sportello è quello che fa accedere alla sostituzione delle lampadine della fanaleria posteriore. Non è una cosa sottintesa, perché alcuni costruttori qua ci mettono una parete di legno, quindi diventa più complicato dopo sostituire. Invece in questo caso l'autostar ha passato anche di rendere facilmente eseguibile anche la normale manutenzione di sostituzione di una lampadina di un fanale posteriore. Ed eccovi sdraiato su questo maxi letto. Io non resisto, quando ci sono queste cose bisogna provare con la propria pelle. Il letto è enorme, guardate la distanza. Da questa parte qui 1,80-1,85 ci dorme, dall'altra parte ci slobe fino a 1,75 di lunghezza, quindi donna e uomo, oppure le due lunghezze sono quelle. Vi ho parlato già dell'insonorizzazione e vi voglio far notare questo dettaglio. Qui dentro c'è un silenzio molto... il camper... vi ho già parlato dell'isolamento anche acustico, e qui siamo vicino a una zona ad alto scorrimento, dove c'è una strada ad alto scorrimento, e il rumore che c'è all'interno del camper è nullo. Infatti adesso vi apro il portellone posteriore per farvi sentire invece il rumore che c'è fuori. Ecco, questo è sicuramente un ottimo isolamento acustico. Lì c'è la strada ad alto scorrimento che fa questo tipo di rumore, questo brusio, e dentro il camper invece non si sente niente. Silenzio assoluto.
E questo è il comfort acustico che Autostar a 5 stelle ha pensato per le persone. Per lo stivaggio dei bagagli, dei vestiti, ci sono tutti questi pensili su tutto il perimetro del letto e hanno tutti il ripiano inferiore a vista e la parte superiore sempre con il bordino anti-uscita. Esatto, va anche da questa parte e da questa parte. Ecco qua. Poi qui è presente l'attacco per il secondo televisore, quindi già predisposto per chi volesse avere una televisore da questa parte. Bellissimi questi mobili, molto robusti, con delle ottime cerniere come vi ho fatto vedere prima. Poi ci sono le plafoniere belle, sempre a LED, e i due mobiletti qua in fondo, uno e due, con anche questo un ripianino e il suo bordino di contenimento. La reazione è ottima perché parliamo di avere due finestre per lato con lo scolante d'andariera e due finestre posteriori, anche quelle con apribili con lo scolante d'andariera, e il maxi Loblò trasparente qui sopra, anche questo con oscurante l'andariera. Quindi una dotazione, una reazione eccezionale per rinfrescare anche le notti più calde dentro questo van. Quindi gran reazione e per notti confortevoli in un camper a 5 stelle. Come vi dicevo prima, con il letto non completamente alzato in modo da far spazio sotto per due biciclette o uno scooter, sopra, volendo, c'è spazio comunque per dormire con due persone in questa lunghezza. Quindi sicuramente bisogna essere molto agili a salire o aiutarsi con qualcosa di una scaletta in aggiuntiva, ma comunque si può pensare di dormire qui sopra, casomai tenendo i piedi là e la testa qua, perché là c'è il mobiletto un po' più basso, però comunque dormire qui sopra con sotto le biciclette elettriche che si vogliono custodire ben a riparo, ben al chiuso dentro proprio camper. I materassi sono di ottima qualità, sono memory e al contattamento anche sanificante, grosso spessore, ok. E in questo letto abbiamo le doghe, quindi è un letto basculante elettrico con le doghe, quindi un ottimo letto. Siamo giunti al termine di questa presentazione di questo camper furgonato Autostar V630G, che dietro ha un letto basculante spaziosissimo, un garage enorme se siete nel letto basculante verso l'alto, una cucina spettacolare con tanti cassetti a divani e una toilette vario per avere un box doccia vero grande e una toilette più che spaziosa. Oltre avevi parlato anche delle varie caratteristiche tecniche che lo rendono 5 stelle, quindi fascia premium come l'isolamento, l'antisonorizzazione e tanti altri dettagli che avete già visto nel video. Quindi, cari amici vacanzieri, questo camper qua è spettacolare, a malincuore dobbiamo lasciarlo perché qualcun altro sicuramente gli piacerà e lo acquisterà. E noi chiediamo, se vi è piaciuto questo video, di fare mi piace, così lo capiamo anche noi, di tenersi in contatto con noi iscrivendosi al nostro canale YouTube, accendendo la campanella, di iscriversi alla nostra pagina Facebook e di seguirci anche su Instagram, così potete essere avvisati facilmente quando noi faremo di altri contenuti. Cari amici di Vacanzelandia, per ora è tutto da questo bellissimo camper e vi aspettiamo al prossimo video.